Rivarolo 160, un evento novità qui a Rivarolo per dare risalto a quelli che sono i prodotti territoriali. Sì, un grande evento dove sono coinvolte tutte le anime della città, tutte le forze produttive, l'amministrazione comunale, ma la Proloco, le attività commerciali, le attività artigianali, i produttori locali. Quindi un grande evento novità che quest'anno viene lanciato per la prima volta e che ha la finalità di promuovere le nostre bellezze territoriali, le nostre eccellenze, le nostre tipicità. E in particolare per la Proloco di Rivarolo è una prima edizione. Personalmente, in qualità di presidente provinciale delle Proloco Umpli Torino, sono molto soddisfatta per questo nuovo evento che mette in campo tutte le sinergie, quindi fa sì che le anime della città collaborino, ma soprattutto che in questo modo si possa promuovere quanto di bello e di buono c'è nel nostro territorio. Un po' quello che a livello di Regione Piemonte e Unione delle Proloco del Piemonte abbiamo stabilito circa 3 anni fa, quando è nato questo protocollo d'intesa per la ristorazione collettiva, le sagre di qualità che non solo devono essere sostenibili dal punto di vista ambientale, ma soprattutto devono promuovere i prodotti di filiera e utilizzare e fare in modo che questi prodotti vengano utilizzati nelle manifestazioni, nelle sagre e poi possano essere commercializzati e fatti conoscere al largo pubblico. E questo è un po' anche quello che ha annunciato Claudio Vota, presidente del Proloco di Rivarolo, durante l'intervista, che ha detto che poteva essere una prima puntata per riuscire a far conoscere i prodotti e poi portarli all'esterno, a farli conoscere altrove, al di fuori del Canavese. Assolutamente, stiamo cercando di testare degli abbinamenti. In questa occasione la Proloco presenta il finger food, che è composto da salampatata del Canavese, una nostra tipicità, un prodotto di nicchia che in effetti al di fuori del territorio canavesano non si trova, non è molto conosciuta, insieme al gelato al porro, che è prodotto appunto dai nostri gelatieri artigianali su una tartina di antichi mais piemontesi. Quindi diciamo che abbiamo cercato di sperimentare un prodotto che potrebbe essere esportato e rappresentare Rivarolo nelle altre occasioni, manifestazioni, non solo all'interno della Regione Piemonte ma anche al di fuori. Essendo la nostra Proloco, diciamo una Proloco che assolutamente si muove per la promozione turistica della città. Marco Nicolino, maestro gelatiere, anima di questo evento dove il gelato è protagonista. Certo, protagonista e non solo, ho anche dei colleghi di Rivarolo, qualche ospite, un ospite da Caluso che ci hanno portato delle cose fantastiche, buonissime, utilizzando tutti i prodotti canavesani. Questa è la vera diversità di questa festa, chiamiamola così, di questa festa. Il gelato rivarolese, il gelato del territorio, qual è? Gelato del territorio abbiamo tantissimi gusti, abbiamo fatto, parto proprio con l'ospite che sono Alessia Vera di Neve d'Arancia di Calusa, maestro del gusto, ci hanno fatto uno yogurt intero di Longo, del caseificio Longo, con un miele che proprio qualche giorno fa è prodotto da Andrea Bianco, sempre un altro maestro del gusto, ha preso una goccia d'oro, quindi che è un riconoscimento molto importante ed era 17 anni che aspettava questa cosa e loro abbiamo detto facciamoci subito un gusto, quindi miele con lo yogurt e questo è un primo gusto. Poi c'è il bonnet, ovviamente nostro canavesano, torinese, poi io ho preparato grazie a Caretto che è presidente dell'Associazione degli Antichi Mais Piemontesi un gusto di gelato, siccome avremo sempre una meliga, perché noi con il mais qui facciamo la pasta di meliga, quindi questo biscotto con il burro e il mais. Io ho detto ma facciamoci anche un gelato e ovviamente non è una vera e propria polenta, ma è un fior di
mais dell'isola, la varietà è dell'isola. Quindi questo gelato da degustare, da domani ci sarà anche in gelateria. Poi ho fatto dedicato al Gran Paradiso, questa bellissima montagna che tra l'altro è la terza, ho scoperto che è la terza più alta completamente nel territorio italiano, quindi, e ho preparato fiori, fieno e miele del Gran Paradiso, quindi con il GNP, quindi l'artemisia secca, e ci sarà stasera il produttore che verrà a parlare, che è proprio nel parco in Valsoana. È un infuso a freddo, il fieno è stato raccolto sopra i 1800 metri a mano, essiccato, e poi un'infusione di 48 ore. Fiori, fieno, miele, il miele, anche qui interviene Mario Bianco con un miele mille fiori di alta montagna, quest'anno profumatissimo. Non voglio spoilerare perché racconterà lui, ma viste le piogge che ci sono state, alcuni tipi di fiori non c'erano e quindi è un fiore che manca una parte di castagno e quindi ha una profumazione. Cioè, ma è bellissimo questo mestiere, Magda, è bellissimo, guarda, perché tu dici mangio il miele, mangio le fragole, ma quando usi i prodotti locali, freschi, tutte le volte cambiano e sembra incredibile. E questo miele, devo dire che si sposa benissimo dentro questo gusto. Poi ho fatto il lavanda e miele. Il lavanda e miele è rivarolese ai confini con Favria. Gianluca Catberro è il mio spacciatore di lavanda e quando vado a camminare lui ha tutti i campi lì e quindi le vedo, mi ricordo, dico c'è un profumo, quindi lavanda, fiori di lavanda a freddo, sempre infuso a freddo, e poi il suo miele mille fiori, quindi tutto suo, stasera lo racconteremo e lo assaggeremo. Poi altri gusti, abbiamo un'altra gelateria anche particolare perché serve uno zabaione scomposto che il nostro collega di latte ha gelato, quindi è particolarissimo, fa lo zabaione caldo e poi con questa macchina che monta al momento questo latte gelato, con latte gelato sopra, da venire a assaggiare assolutamente. Quindi gusti ce ne sono tantissimi. Il nostro pasticcere Ruffato ci ha fatto una crema all'arancia con il suo torcetto, e il torcetto è sempre nostro, quindi che dire. Poi abbiamo un mirtillo che ce l'ha fatto Mr. Ice e sono veramente gli ultimi, perché lui mi ha detto io porterei il mirtillo ma non ce n'è più, ha detto corri, mettilo da parte, perché e quindi è riuscito a fare il mirtillo. Un gianduia e penso di averli detti tutti. C'è stato un cambiamento, una crescita nel corso degli anni per quanto riguarda il gelato, che viene riconosciuto finalmente come eccellenza e che non propone più solo i gusti classici. Assolutamente sì, anzi artigiano, ormai è facile dire artigiano come è facile dire qualità. La qualità, chi è che non dice faccio qualità? Assolutamente, ci mancherebbe ancora. Bisogna fare uno step in più, oltre a essere artigiani, quindi lavorare la materia prima, io dico e sto spingendo tanto per far sì che i ristoranti, bar, questa sera ci sarà una cosa molto interessante per i bar, per gli aperitivi, che ho lanciato una piccola sfida, e usare per i nostri piatti e per i nostri gelati delle materie prime a chilometro zero. Abbiamo tante eccellenze, abbiamo tantissimi produttori, abbiamo fragola, abbiamo frutta, abbiamo mirtilli, abbiamo tutte piccole aziende artigiane. Questo è spettacolare, è bellissimo, è veramente grande energia. Quindi quando tu vai e mangi una cosa del genere preparata con passione, a partire dalla terra, dal seme, quindi chi ha messo la pianta, chi raccoglie questa fragola, me la porta, mi dice Marco guarda assaggia questa, assaggia quella, mi sono innamorato di questo mestiere.